Adesso raggiungiamo virtualmente Antsirabe, la terza più grande città del Madagascar, con una popolazione di oltre 300.000 persone. Si trova a 1.500 metri di altitudine, in una conca circondata da vulcani a 167 km a sud della capitale Antananarivo. La regione di Antsirabe ha il clima più fresco del Madagascar. In inverno la temperatura può scendere fino a 0 grado centigradi. Fra i tratti caratteristici della città c'è la grandissima diffusione dei puspus, un mezzo di trasporto urbano a trazione umana, introdotto nell'isola all'inizio del XX secolo dai cinesi, che lo usavano per il trasporto di materiale nella costruzione di ferrovie. Possedendo un terreno vulcanico molto ricco, la regione di Antsirabe è una delle più produttive dell'isola. Questa particolare caratteristica geologica gli offre potenzialità incomparabili, in termini di produzione di materie prime. La fertilità del suolo ha favorito l'insediamento di diverse unità di trasformazione agroindustriale. Di recente, grazie al viaggio in Madagascar, ho conosciuto questa bella realtà, che tuttavia mi ha fatto riflettere sul contesto di povertà e degrado mai visto prima. Nonostante ho visitato molti paesi in via di sviluppo, non avevo mai visto prima una situazione così drammatica. La situazione geopolitica ereditata dal post-colonialismo, la cattiva gestione delle risorse e delle poche infrastrutture, la pandemia e gli sconvolgimenti economici hanno portato il Madagascar alle ultime posizioni per quanto riguarda il reddito pro capite. Una situazione peggiore di Haiti o dell'Afghanistan. L'idea di riciclare materiale informatico e scolastico in disuso nel nostro istituto è stata condivisa con alcuni colleghi amministrativi e docenti, che si occupano dell'inventario e del nuovo materiale arrivato grazie al PNRR. Ci si chiede il perché questo materiale ancora buono rimanga inutilizzato nei depositi della scuola per anni fino al definitivo smaltimento perché rotto o obsoleto. Sarebbe bello unire le forze, con piccole donazioni, allo scopo di organizzare e spedire un container con beni di prima necessità, medicinali e strumenti didattici, come computer, lavagne LIM, banchi, sedie ed altro materiale in disuso, che la nostra società del benessere scarta troppo presto. In Madagascar può tornare utile sia a questa associazione che ad altre no profit. Che dite? Vuoi renderti utile con un piccolo sforzo per l'anno 2024? Se vuoi informarti, senza impegno, contattami pure.